Le cause possono essere strutturali, e di questo si occupa principalmente il chiropratico strutturale, quando c'è un disegnamento o una subluxazione vertebrale specifica di una o più vertebre. In questo caso la correzione manuale fatta con tecniche manipolative ma anche non manipolative chiropratiche consentirà di risolvere questa disfunzione facendo sì che quindi i muscoli funzionino al loro meglio e il sistema nervoso funzioni al suo meglio. Oltre a questo, il chiropratico si occupa anche di valutare che ci siano altre cause, per esempio una malocclusione dentale può essere la causa di questi problemi perché crea una differenza nel tono muscolare dei muscoli masticatori che sono connessi ai muscoli cervicali e giù a tutti i muscoli paravertebrali della colonna vertebrale. Questa catena che si crea fa sì che lungo la filiera, diciamo così, se si crea un'interferenza in qualunque punto del sistema neuromuscolare ci possono essere disfunzioni che comportano altre disfunzioni a catena. Quindi si tratta sempre di risolvere nella catena la disfunzione principale, che può essere per esempio anche una malocclusione, può essere un problema craniale. Come mai tutto questo? Innanzitutto proprio perché il parto stesso può essere traumatico, lo è per la madre, lo è per il bambino. Questi traumi iniziali alla nascita all'inizio possono non manifestare nessun tipo di problema, successivamente possono sfociare per esempio in una scoliosi che non dà normalmente nessun sintomo, neanche nell'età scolare vediamo bambini con scoliosi che non hanno assolutamente alcun sintomo di dolore, quindi il dolore non è un elemento che attira l'attenzione il fatto che ci sia una curvatura. Quindi l'individuazione delle cause è il lavoro del chiropratico. Anche il mancato gattonamento da bambini potrebbe essere una delle cause di un mancato sviluppo armonico del sistema nervoso e conseguentemente un tentativo del corpo di compensare questi problemi con la scoliosi, creando delle curvature. Ci sono delle scoliosi che sono molto ben compensate, nel senso che il corpo ha compensato nel migliore dei modi e il sistema neuromuscolare lavora comunque abbastanza bene. In quei casi va valutato e anche l'intervento chiropratico può essere molto più limitato. Sicuramente un controllo periodico della condizione di scoliosi consente di avere dei dati su come si evolve, se può andare a produrre dei problemi nel tempo. Per questo personalmente io visito i bambini fino a 12 anni, figli dei miei pazienti, sempre gratuitamente quando accompagnano naturalmente un paziente adulto, perché un intervento che avvenga nel più presto possibile consente di individuare abbastanza presto quali possono essere disfunzioni e correggere, consentendo comunque anche a chi ha una scoliosi pronunciata di vivere meglio, quindi anche con la scoliosi, anche laddove non ci possa essere una correzione misurabile in termini di radiografia, ma in termini di vivere meglio, e senz'altro questo può sempre essere misurato.